Allora, iniziamo con il primo momento moda, con la sfilata di una stilista bravissima che si chiama Maria Luisa Spagnuolo. Maria Luisa nasce in Calabria, a Castrovillari. La passione per la moda trova in lei radici ben profonde sin da bambina, sognando un giorno di essere sulle passerelle del mondo. Nel 2022 è protagonista al Wood Isola per la Milano Fashion Week. In Calabria vanta un repertorio molto grande di sfilate raccontate da testate giornalistiche e programmi televisivi importanti. Nel 2023 partecipa a un contesto internazionale in Campania e nell'occasione veste le modelle, le partecipanti a un concorso di bellezza molto importante. Apre il 2024 con la presentazione della nuova collezione sulla piazza di Catanzaro, la Venere Collection, che rispecchia proprio la sua anima e la sua identità. Signore e signori, Maria Luisa Spagnuolo. Giovane, sì, molto giovane, prenditi l'applauso, Maria Luisa.
santuario. Allora, bellissimi, veramente complimenti, sei giovanissima, arrivi dalla Calabria, vicino a Catanzaro, giusto? Da San Sosto, provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, e lo so che non ami molto le interviste, quando insomma le persone diciamo amano poi quello che fanno, si concentrano su quello e poi non amano molto parlare, però ci devi un po' raccontare come è nata questa passione per la moda e la realizzazione in realtà di questi abiti meravigliosi. La passione, mi sentite? La mia passione per la moda è nata intorno a 13 anni, quando ho iniziato a disegnare da sola i primi bozzetti. Ovviamente non ho studiato, non ho fatto nulla. Quando una ha talento, uno, no? È così, ecco, quindi si spera che il talento esca sempre in un modo o nell'altro. La maggiore domanda che anche nella mia regione, sempre, mi pongono è come fai, come hai che disegni, e questo non lo so. Come risultato è qui e sei visto, quindi... Vabbè. Non lo so, Emanuela, arriva tutto da sola. Emanuela, lo dicevamo prima, no? Giusto che, insomma, per dare forza alla nostra ospite, quando si ama quello che si fa, si riesce a fare il proprio lavoro anche nel modo migliore. Quindi veramente è da augurarsi di fare il lavoro che amiamo. Solo così escono fuori veramente le grandi professionalità come la tua, che si esista. Grazie, grazie mille. Grazie Maria Luisa Spagnolo. E complimenti. E complimenti, grazie ancora. A dopo, grazie.